Ben ritornati, sono qui con Filippo e Cristian, i nostri sommelier. E oggi degustiamo l'Omnes Dies, un vino del 2011, speciale, spettacolare, che adesso Filippo ci descriverà, illustrerà. Siamo a Novacella, una cornice splendida, una abbazia proprio di sacerdoti, in cui fanno vino credo da minimo 300 anni. E i sacerdoti sono sempre legati al vino, vedi lo champagne con doppio di vino. A parte gli scherzi, Dies, il vino di base dell'azienda Novacella, 11 gradi e mezzo, un blend favoloso, moscato in 80%, Kerner e Müller Thurgau, quindi ci aspettiamo degli ottimi profumi. Ricordo la gradazione molto importante, 11 gradi e mezzo per questo vino bianco. Allora, direi che il colore c'è. Colore meraviglioso, bel giallo dorato, bellissimo, cristallino. E un vino che sembra abbastanza consistente, insomma, visto i suoi 11 gradi e mezzo, non possiamo dire consistente, ma dimostra una bella vista, naso. Mamma mia, ragazzi, era quello che ci aspettavamo. Una meraviglia. Qui c'è un aromatico che è moscato, ci sono due semi aromatici che sono sia il Kerner che il mio, non poteva che essere così profumato. Tantissima frutta, ragazzi, è un sacco di profumo. Banana, pera, mela gialla, tipica anche di quelle zone. Albicocca, è una sfocciatura di profumi. C'è tutto. C'è tutta la frutta gialla che vi può venire in mente, la trovate qui dentro. In questo bicchiere. Sì. Sentiamo al gusto. Ah, direi secco, caldo, piacevole. Ancora, nonostante 11 gradi e mezzo, avvolge il palato, persistente, intenso, stero, senti, sì. Dopo che hai bevuto ti dà gusto, ti continua a dare gusto, una meraviglia, direi che i sentori del naso ritornano in bocca, quindi è equilibrato. E poi ha forza, cioè, nonostante gli 11 e mezzo ha sostanza. Direi che è la nuova, interpreta bene la nuova tendenza, la nuova modo di vino, 11 gradi e mezzo. Con un moscato giallo di base che è una meraviglia. Allora, 10 gradi, però non troppo freddo, sennò questi profumi vengono un po', diciamo, tappati. Quindi 10-12 gradi. Temperatura di servizio 10-12 gradi. Con cosa la pigliamo? Qui cosa dici? Te che sei il guru, allora, anche del... Vabbè, viene facile. A parte che sentiremo cosa ci dice il buon Vale Mazzola dal suo blog, noi diciamo che semplice, teniamola semplice perché il vino già è una meraviglia. Uno spaghetto alle vongole. Magari veraci. Veraci, spaghetto, le vongole veraci, mi raccomando, bello al dente. Farei ancora una cosa un po' particolare. Con aglio saltato alla curcuma. Non esageriamo sullo spaghetto, ma sull'aglio saltato alla curcuma. Sei uno chef. Non lo so, staremo a vedere. Oppure, un'ultima cosa, anche in ufficio, se volete cercate un vino che voglia essere non troppo forte, un vino informale, gustoso, da 11 gradi e mezzo, questo è il vino che fa. Mi ha stupito, l'aperitivo. Viva l'ufficio Amici Made in Vino. Ricordate di andare sul nostro sito madeinvino.com. A soli 19,90 potete diventare sommelier di voi stessi e potete degustare ogni mese delle meravigliose bottiglie di vino che vi faremo arrivare a casa vostra. Alla salute! Ciao! Salute.